Scusi, mi caro. Scusi, Ah, buongiorno, scusi, mi tiri giù. E appena. Sì. Buongiorno. Buongiorno Tommaso Meccarozzi. Buongiorno. No, ma veramente appena arrivato. No, non mi lasci scampo, cioè non ho. Ma difatti questo programma, insomma, questa cosa che facciamo si chiama il flash acquatico di Swim Biz. Ben ritrovato. Grazie, ciao amici di Swim Biz. Grazie. E sai perché lei. No, mi inquieta un po' questa cosa che mi becchi al volo così. Comunque. No, non riprendiamo la targa così non facciamo. No, vedere. No, neanche il mezzo al volo, perché oggi è l'anniversario. Sì. Di chi? Ah no, allora devi sapere che con questi flash noi la coppia, la coppia vostra, ah, ho capito, i Mekasaki, ho capito, perché chi ha inventato il termine Mekasaki è Swim Biz. Sì, ecco, sì, assolutamente sì, e sta spopolando addirittura. Lei, tu ti pensi, perché tanto siamo colleghi quindi ci possiamo anche dare del tu, tu ti pensi su tutti, si chiama il social. Sì, beh, che ti devo dire? Ti devo dire grazie per aver coniato magari un nickname. No, perché magari mi spunta fuori Luca Sacchi da dietro. Fa vedere, perché non sono sicuro neanche io. Non c'è? No, anche perché è grosso, è sempre con la cuffia in testa, ma ha messo pure gli occhiali da vista. Sì, sì, è si da invecchia. Qualche mese che ha bisogno dell'occhialetto. Comunque grazie per i Mekasaki, caro Zic, caro Swim Biz. Per ora ha portato bene, poi non so se porterà ancora meglio, c'è un hashtag sui social, lo sai, no? Mekasaki for Pechino Express. For Pechino Express. Chi lo sa, Chi lo sa. Beh, insomma, sarebbe una bella novità. Sarebbe una bella sfida, li polverizziamo tutti quanti se andiamo. Senti, tu che sei professore, l'ha detto lui. Appunto, già questo Sacchi. Dovrebbe bastarti per farti sapere che non sono io. Un professore acquatico, dai, quantomeno competente, perché ormai quante primavere come coppia? Come coppia dal 2009. E quindi ormai sono passati ben di. È il decennale, un po' come come lo scudetto dell'Aniene. No, a proposito, ma perché non c'eri? Non ti si è sentita? Perché la tua voce ormai è un marchio di corsia, come si dice. Grazie, ma era dribbling che. No, per carità, grazie al collega Novelli, no? Se non sbaglio. Davide Novelli, che ringrazio pubblicamente per avermi sostituito. Si è comportato bene, certo, prendere il posto del Meca. No, del professor Mega è un po' un problema. Al di là del Meca o non Meca, per noi puristi, ti ringrazio, per noi puristi semplicemente una questione di difficoltà nel calarsi in un contesto nuovo, qualunque esso fosse, era quello del nuoto, magari un po' più complicato rispetto ad altri, però è quella la difficoltà più che il sostituire me, a me che ci vuole, dai, su. Allora, professore, perché ti ha appunto eletto, professore, hai un elenco di promossi assoluti e qualche rimandato? Assolutamente no, però ci possiamo pensare. Mi stavo chiedendo, se se me ne andavo, sono appena arrivato, no, mi ha bloccato te. C'è qualcuno, chissà chi ce l'ha mandato. No, non ce l'ho l'elenco, però fammi qualche nome, vediamo se riusciamo Promossi certamente Federica Pellegrini. Ma con voto o senza voto? Con voto. No dai, Federica a quest'età a fare quello che ha fatto... quando fiuta il sangue dell'avversaria, mi riferisco alla terza frazione della 4x2, esatto, ha sentito nell'aria, anzi nell'acqua l'ha cucinato, recuperi 5 secondi e mezzo, insomma ora è vero, non ce ne vorrai l'aria, che non era nella sua specialità, è vero che davanti non aveva la Ledecky, con la Ledecky Federica 5 secondi e mezzo non li avrebbe mai recuperati, però ha fatto il numero da Pellegrini, quindi dai, Federica sempre tra il 7 e mezzo e l'8. Ma quindi voto alto se non altissimo, è rimandata e appunto l'hai chiamata Ilaria, l'ha cucinato, insomma è cucinato che lei capitato. Sì. Ilaria, a parte lo shampoo del Morini. A parte lo shampoo del Moro, situazione strana perché in realtà non ha nuotato poi così peggio della scorsa stagione di questi tempi, ma ha nuotato peggio rispetto agli standard prestativi acquisiti la scorsa estate. Quindi c'è da sciogliere un eventuale dubbio, no? Cioè farà lo stesso percorso dell'anno scorso e quindi migliorerà o no? Ma tu sei anche preside un po', io mi sento. Non lo so. Visto state che facendo tutto voi. Tutto giustamente tu hai detto chi non si qualifica, chi non si qualifica, a parte la sgommata della signora qui davanti, chi non si qualifica non va al mondiale. Io però cucinata la porterei, facciamo un'eccezione. No, ma per Ilaria la facciamo ben volentieri l'eccezione, anche perché al 7 colli ci farà vedere che i tempi limite li vale e li vale alla grande. Posso dire mi ha gasato la Pilato, che non so se vedrà mai questo video, ma la 14, certo, l'abbiamo intervistata noi ieri. Sì, mi ha letteralmente lei 10. Allora ci abbiamo un 10, assolutamente, con menzione d'onore.
convenzione. Poi bene Greg, quindi tra il set, lo stesso voto di Federica per Gregorio, per però, Gabriele, scusami, record italiano anche in vasca corta, dimmi. E qui c'è tutto il buonismo, però il 1500 tu sinceramente sei un po' della banda nostra che avrebbe voluto vedere un bel 1500 Paltrinieri detti? Poi magari andava come andava, ecco, certo, cioè con Paltrinieri che è sempre davanti, però sì, un po' di ciccia. Mi avrebbe fatto piacere vederlo, però non credo che avrebbe cambiato più di tanto il cronometro, io te lo dico e non so che ne pensino gli diretti interessati. Però se nuoto è spettacolo e se la gente vuole Plaza de Acqua... Senti, non è per giustificare il Moro, per giustificare nessuno. La vedo dal punto di vista dello spettacolo, dal punto di vista del Plaza de Acqua, e ti dico sì, avrei voluto vederlo e mi è dispiaciuto non vederlo nello scontro diretto del 1500. La devo vedere dal punto di vista di un ragazzo, di un campione che è tornato alle gare quest'anno dopo un anno di stop praticamente, fai 400, fai gli 800, fai 2, hai la Coppa Brema, la spalla come va bene, vogliamo non sovraccaricarla troppo di ritmo gara, bravo, sì. È una scelta che concordo. A quel punto però capisco anche. Scusa, stiamo andando oltre il limite perché sai, siamo andati... Non ci segue più nessuno? No, però facciamo un dribbling. Facciamo un dribbling, tu capisci? Facciamo un dribbling, chi vince 100 stile ai mondiali? Dimmelo. Lo vince Miressi. Mamma mia, sei diventato uno zichiano. grazie, mi raccomando, fai una cosa, dacci una strombazzata. Ecco, questo era per Sacchi. Alla prossima con Swim Biz. Ciao.